Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crogiolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi e le curiose, avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena, dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi. Liberi. Desidero riassumervi quanto trovate sul link in descrizione. Era il 1934 quando il presidente degli USA Franklin Delano Roosevelt, dopo la crisi finanziaria del 1929, fondò la Securities of Exchange Commission, commissione per i titoli e gli scambi, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Questa agenzia esiste tutt'oggi, 2022 anno domini, è analoga all'italiana Consob che tutti conoscono. Cosa accadde? Molti stati, ad oggi sono quasi 200, si trasformarono in corporation private iscritti alla SEC e l'Italia fu uno dei primi stati ad associarvisi. Nel sito della SEC, che trovate sempre in descrizione, è possibile osservare i numeri di registrazione della società Republic of Italy e scaricare anche tutti i report annuali. La sede legale si trova a Londra, interessante, vero? La data di iscrizione alla SEC della Republic of Italy risale al 1934, ovvero 12 anni prima del referendum del 2 giugno 1946, quando è nata la Repubblica Italiana. È interessante notare che quando Mussolini stipulò gli accordi politico-militari, prima con la Germania di Hitler attraverso l'asse Roma-Berlino nel 1936 e con la stessa Germania firmando il patto d'acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone tramite il patto tripartito, detto anche asse Roma-Berlino-Tokyo nel 1940, in realtà il Regno d'Italia a livello giuridico era già una società registrata in America. Tanti chiedono chi siamo? Solo un eterno loop di incarnazioni, anime intrappolate nella propria creazione come in Matrix, uomini schiavizzati da macchine, e in questa vita vediamo uomini schiavizzare altri uomini, uomini che nascono e crescono modellati per essere dominati, uomini che faticano a comprendere la reale natura che li porterebbe fuori dalla caverna di Platone, uomini che non riescono a fermare l'entropia e la sicura distruzione delle società e del regno piano su cui poggiamo i piedi. Gli uomini sono la causa di tutto questo. Gli uomini vivono in un sistema dove per comodità di credo incolpano altri per ciò che succede e il nostro libero arbitrio, la parte divina che dovrebbe caratterizzarsi su questo piano, ci ha portato ad una evidente forma demoniaca. Siamo diventati quello che abbiamo sempre rifiutato di vedere come vero, demoni incarnati. Spesso si sente dire che la colpa di tutto questo sono gli alieni, i rettiliani, eccetera, ma succede principalmente nel non voler credere sia possibile che esistano uomini veramente così crudeli. Ma sono sempre gli uomini a trucidare, sono sempre gli uomini ad uccidere, sono sempre gli uomini a violentare anche i bambini, ad impoverire, a conquistare, ad invadere, a consumare risorse finite in un ciclo infinito di consumo dove vige la finanza. Sono sempre gli uomini ad essere gli schiavi della propria creazione denaro, arrivando a credere di non poter vivere se non si ha denaro. Conoscendo il libero arbitrio e la legge universale che governa l'interezza del luogo che ci ospita, per chi ha la consapevolezza della verità è facile trovare le vie di fuga e le uscite di sicurezza che sono state inserite nel progetto di controllo da altre entità senza scrupoli a cui non interessa affatto il benessere delle anime. Sappiate che tutte le informazioni che ci vengono date e coloro che hanno buona volontà riescono a trovare sono previste e opportunamente lasciate trapelare dai poteri forti nel rispetto della legge universale con tanto di notifica e di conseguenza con l'accettazione del vostro consenso. Di norma la verità è sempre la più semplice, ma questa viene celata dietro un enorme castello di incessanti menzogne e di distrazioni talmente grandi da rendere la ricerca della verità veramente difficoltosa. Attraverso il menu a tendina del sito web tinelli.eu trovate il documento Sei una merda, dove fra le tante cose si legge:
L'errore si amplifica con estrema velocità nel momento in cui viene diffuso e divulgato, specialmente nel percorrere un piano inclinato, mentre la verità deve arrampicarsi faticosamente su questo piano per essere riportata alla luce. Ma non esiste alcuna religione, legge o teoria al di sopra della verità. È opportuno comprendere la situazione in cui ci troviamo, dato che la nostra vera natura viene velata e ingannata da noi stessi e da quelli che abbiamo accanto, quelli che abbiamo intorno. Stiamo precipitando, ma chi si è preparato ha già il paracadute, e questi sono i potenti, i quali si sono organizzati molto tempo fa. 1981, Georgia Guidestone, da anni notificano le loro intenzioni. Tutti gli avvenimenti che stanno perseguitando i popoli del mondo intero in questi anni li hanno notificati. E non ci sono scuse per chi non riesce a vedere le evidenze dei fatti. Guardate l'inaugurazione della 30ª edizione delle Olimpiadi di Londra del 2012 o l'inaugurazione del Gottardo nel 2016. Che cosa devono fare questi per far capire ai popoli chi sono e cosa vogliono veramente? Bill Gates con Event 201. Informatevi sui report del World Economic Forum del 2013 e l'11 settembre New York. E potremmo continuare ad andare avanti, ma non avrebbe senso. Per chi non vuol vedere, non c'è possibilità di vedere nulla, nemmeno l'evidenza dei fatti. È nel loro libero arbitrio. Questo particolare metodo viene usato dal potere in un sistema schiavistico utilizzato, tramandato e perpetrato da tutti i governi in tutto il mondo. Il New Order esiste da molti anni, esattamente dal 1900, e non è stato nemmeno difficoltoso farlo accettare come consuetudine ai popoli, ma i potenti hanno dalla loro parte uomini ignoranti, che usano sistemi di violenza e paura per raggiungere i loro obiettivi, in pieno disonore e contro ogni legge universale. L'amore è la sola ragione per cui esistiamo, per onorare, servire, e proteggere coloro che abbiamo imparato ad amare con tutto il nostro cuore. Il sentimento è tutto nella vita. Senza sentimento, senza emozione, non saremmo esseri umani. Ogni singolo ordine mondiale posseduto dal passato al presente aveva solo una priorità: distruggere lo spirito umano, sostituirlo con la negatività assoluta, per convertire gli esseri umani amorevoli in schiavi obbedienti senza mente, dando vita al nuovo ordine mondiale. L'energia negativa del male ha creato eserciti interi di esseri umani dementi e posseduti. Questo piano inizia nel 1302. Pensate quanto loro sanno della verità di chi siamo, tanto da permettersi di pianificare cose nell'arco di oltre 1000 anni, mentre noi progettiamo a malapena le vacanze o sogniamo cullandoci nel progetto che ci iniettano fin da piccini di una vita intera dedicata al lavoro per andare in pensione. L'età media degli italiani è di 46,2 anni. Ve lo rileggo. L'età media degli italiani è di 46,2 anni. Dati Istat dell'8 aprile 2022. La famosa bolla papale di Bonifacio VIII costituisce forse l'ultimo episodio del conflitto plurisecolare tra potere spirituale e potere temporale. Questo conflitto risale alla fine del V secolo, la dottrina delle due spade, quella spirituale e quella temporale, che appartengono rispettivamente al Vaticano ed al Re. Ma il secondo la potrà usare solo ed esclusivamente in favore della Chiesa. Poi l'ascito di Costantino, altro inganno legato ad un documento falsificato di pugno da Papa Silvestro che, seppure scoperto nel 1440, non è mai stato annullato. Con questo l'imperatore avrebbe attribuito a Papa Silvestro e alla Chiesa immensi lasciti e potere temporale su tutto l'impero fino a Costantinopoli. L'affermazione del Papa sull'imperatore si conclude con le bolle papali, usate negli anni in modo unilaterale per definire su misura i confini del recinto schiavista nei confronti di tutti i popoli. Infatti, per il gioco delle bolle papali abbiamo assistito alla spartizione di anime, terre ed uomini fra Papa e Re. Papa Bonifacio VIII si autodichiara abusivamente unico e legittimo erede di Noè e quindi di Dio. L'arca di Noè viene equiparata alla Chiesa. Avete mai pensato alla dicitura navata centrale delle Chiese?
Il diluvio universale viene utilizzato per creare un parallelo con il diritto marittimo che regola il traffico delle merci, e poiché noi siamo considerati sia merci che dispersi in mare dopo il diluvio e quindi dopo la nascita, voilà, il gioco è iniziato. Avete l'opportunità di informarvi sulle varie bolle papali da Bonifacio VIII, Niccolò V e Sisto V, nonché sul Sesto Equevi Act 1666, diritto marittimo, nel link in descrizione. Riassumendo, attraverso la frode del nome legale all'anagrafe, le corporation hanno posto in essere una schiavizzazione sistematica degli uomini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale. Anche se la struttura di governance naturale è attiva, non possiamo aspettarci che i mainstream, i giornali e la stampa ne diano notizia pubblica. La gran parte della stampa è tuttora funzionale e assoggettata al sistema maschera che occulta la verità. Consigli? Svegliarsi e disubbidire, rigettare ed annullare tutte le vessazioni del sistema, ma soprattutto smettere di credere ai credo di altri.